Ciao a tutti ragazzi, sono Make-A-Wish e in questo video commentiamo assieme l'ultimo servizio del TG5 dedicato interamente a Pokémon, perché come al solito il rischio in queste trasmissioni di trovare informazioni decisamente sbagliate è altissimo. Eccoci qua, pronti per fare la reaction a questa replica, e vi ricordo a tutti che questo servizio lo potete guardare su Mediaset Play. È uscito il 31 marzo nell'edizione del TG delle 20, quindi diciamo quando uscirà proprio questo video saranno già passati un paio di giorni. Molto bene, dai, adesso partiamo veramente. 25 anni fa nasceva l'epopea dei Pokémon, che ancora oggi continuano ad appassionare ed essere un fenomeno mondiale. Ok, fermiamoci subito perché il presentatore ha parlato di 25 anni e per noi potrebbe sembrare un'inesattezza, perché per noi obiettivamente è già passato l'anno di festeggiamenti per il 25esimo anniversario, che era il 2021. Infatti diciamo che l'anniversario ogni anno si festeggia durante il Pokémon Day, che è il 27 febbraio. E perché proprio il 27 febbraio? Beh, perché è il giorno nel quale appunto i Pokémon si sono fatti vedere a tutto il mondo per la prima volta in Giappone sotto forma di videogiochi per il Game Boy, con Pokémon Rosso e Pokémon Verde nel lontanissimo 1996. Quindi adesso cerchiamo di capire se si sono semplicemente sbagliati oppure intendono qualcos'altro con questi 25 anni, ma andiamo avanti adesso. Pikachu, tieni d'occhio Togino. Pikachu! Colorati, buffi, magici, amanti dell'acqua o del fuoco, i Pokémon, gli animaletti fantastici, fenomeno della cultura pop, da 25 anni uniscono le generazioni. Pikachu, il simpatico roditore giallo, e la sua famiglia di mostriciattoli tascabili festeggiano il 25esimo compleanno del loro primo cartone animato. Ah, ecco qua la specifica che vi avevo anticipato, perché a tutti gli effetti il servizio parla del 25esimo anniversario dalla nascita dell'anime, che quindi appunto è giusto farlo coincidere con l'1 aprile, perché è uscito la prima volta, il primo episodio dell'anime di Pokémon è uscito il 1 aprile 1997, chiaramente appunto in Giappone. Poi diciamo che ci sono tantissime semplificazioni che la giornalista fa in questo inizio di servizio. Dice appunto che i Pokémon sono amanti dell'acqua o del fuoco, parla di Pikachu e la sua famiglia di mostriciattoli tascabili, ma diciamo che se considerate che il TG comunque è una trasmissione seguita dalla fascia più vecchia della popolazione italiana, io credo che sia proprio giusto utilizzare questi termini, insomma, per far capire realmente di cosa si sta parlando. Quindi non ho nulla contro questa prima parte, mi sembra tutto giusto. E dato che ci siamo, credo che valga davvero la pena, questa volta appunto per i più giovani invece che seguono questo canale, di andare a guardarsi il minifilm animato da cui questo servizio ha praticamente prelevato tutte le scene iniziali. Questo è La vacanza di Pikachu, che è il primo short animato mai realizzato e che da noi è stato fatto vedere al cinema poco prima del primissimo lungometraggio, che appunto è Mewtwo colpisce ancora. Dovete immaginarvi che quando è uscito questo short, da noi c'erano solo alcune immagini che ritraevano i primi Pokémon di seconda generazione, e poi invece, cavolo, ti guardi questo short e vedi chiaramente che c'è Merrill, vedi Snubbull, e in generale sono circa 20 minuti di genuina interazione tra Pokémon con pochissimo dialogo, e tra l'altro appunto questo minifilm è sempre intermezzato da delle animazioni generate proprio con i Pokémon, che sono davvero divertenti secondo me. Comunque davvero ragazzi, io non posso fare altro che consigliarvi di guardarvi La vacanza di Pikachu, il primissimo short, perché davvero è bellissimo. E lo so che adesso vorresti continuare con il servizio del TG5, ma ancora una volta devo ricordarti che se vuoi supportarmi la cosa migliore da fare è lasciarmi un like a questo video e soprattutto iscriviti al canale se non l'hai ancora già fatto. L'obiettivo è sempre quello di raggiungere i 10.000 iscritti, ma ho bisogno del tuo aiuto per poterci arrivare. E adesso giuro che continuiamo con la reaction. Bene, continuiamo veramente adesso. Pokémon hanno debuttato alla TV giapponese il 1 aprile 1997 con il cartoon Pokémon I Choose You. Da allora hanno ispirato una mitologia infantile globale e un business valutato oggi 105 miliardi di dollari.
Ok, 105 miliardi di dollari, parliamo un attimino di questo perché fa davvero paura. Io al momento ero rimasto ai grafici che giravano già da qualche mese, dove si vedeva Pokémon a 92 miliardi, sempre ben in testa, e al secondo posto c'era Hello Kitty con circa 80 miliardi. Magari vi faccio vedere una foto sul video proprio in questo momento. Oltre a questo, mi sono già andato a controllare i dati più aggiornati, sono andato su Wikipedia appunto e la situazione cambia nuovamente, perché Pokémon resta comunque in testa e lo vediamo a 110 miliardi contro i 105 detti su questo servizio. Al secondo posto sempre Hello Kitty a 88 miliardi e al terzo posto ci troviamo ovviamente Topolino a quasi 83 miliardi. Ovviamente se siete interessati a scoprire tutti gli altri franchise e tutte le altre posizioni di questa top 10, top 20 mi pare, vi lascio magari il link qui sotto alla pagina di Wikipedia, così guardate voi stessi. Avanti! Oltre 350 milioni di videogiochi venduti e poi app, figurine, carte da collezione, il gioco Pokémon Go, decine di film come il recente Detective Pikachu, in cui il divo di Hollywood Ryan Reynolds doppia Pikachu, e gli animaletti fanno provini come gli attori mostrando i loro diversi poteri. Chissà perché tra tutte le cose che si poteva dire sia saltata fuori questa cosa dei provini, onestamente mi ha abbastanza spiazzato, però immagino che anche in questo caso sia per lasciare qualcosa in testa a coloro che proprio di Pokémon non capiscono niente. Magari questa storia potrebbe essere interessante per loro, non lo so. Sono nati in Giappone, ideati da Satoshi Tajiri, un giovanissimo programmatore di videogiochi appassionato di insetti. Il loro nome, Pokémon, significa Pocket Monsters, mostri da tasca. I bambini hanno iniziato a collezionarli e a scambiare le loro figurine con il motto "Gotta catch them all", a che passo. Diciamo carte. Pikachu e compagni insegnano che possiamo sempre passare ad un livello superiore del gioco e migliorare la nostra vita e noi stessi. C'è da dire che è un bel messaggio con cui lasciarci, ed effettivamente anche, direi... Più che giusto, ottima lettura da parte della giornalista. La generazione Pokémon è cresciuta giocando con loro. Ragazzi, che dire, io credo che questa sia la prima volta che un telegiornale o comunque giornale generalista non sbaglia praticamente niente su Pokémon. Diciamo che forse gli accenti non sono messi sulle cose realmente importanti per noi, ovviamente, ma diciamo che nella sua semplicità è riuscito a dare qualche informazione molto puntuale a coloro che proprio sono completamente estranei da questo mondo. A me obiettivamente è piaciuto, non mi lascia nulla di nuovo, ma sicuramente a qualcuno sarà stato anche utile per capirci di più. E ovviamente ringrazio tutti coloro che mi hanno segnalato questo servizio per darci uno sguardo, ringrazio tutti i ragazzi nel gruppo Telegram e mi raccomando, se non ci sei ancora dentro, che cavolo stai aspettando? Il link è in descrizione e lo trovate anche nel primissimo commento, siamo davvero in tantissimi e su quel canale si parla davvero di tutto, dal collezionismo agli investimenti a anche cose un attimino più simpatiche come potrebbe essere questo servizio. Quindi ragazzi, se siete rimasti con me fino alla fine di questo video, vi chiedo gentilmente di lasciarmi un mi piace, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora già fatto e di condividere questo video con tutti i vostri amici. Da Make-A-Wish anche questa volta è tutto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!